Buongiorno ragazzi, eccoci qua di nuovo, 414 programma testativo insieme a Tecnico Verdiù e al nostro collega Matteo dell'Underdog Tattico. Per quanto riguarda la puntata del giorno andiamo a vedere un interessante progetto che riguarda bersagli attivi, ovvero che possono essere attivati sia da stazioni remote che per input esterni. Ma senza che mi fermo io a descrivere i vari dettagli, lascio la parola a Matteo. Grazie. Grande. Ciao a tutti, sono Matteo Faraguti, founder di Underdog Tactical. Realizziamo e produciamo device per operatori appassionati di tiro tattico che vogliono migliorare le proprie performance con strumenti specifici e innovativi. Oggi ho portato i primi prototipi di EcoPro, il nostro nuovo prodotto che è in fase di prototipo appunto, e che svilupperemo insieme a 414 sfruttando la loro esperienza. EcoPro fondamentalmente è un bersaglio attivabile tramite due modalità, che sono quella remote col telecomando oppure auto per l'addestramento solitario, e oppure con il sensore di movimento posizionato anteriormente al nostro device. EcoPro è trasportabile tranquillamente in una borsa o nel proprio zaino ed è composto da pochissimi pezzi assemblabili tutti in poco più di 20 secondi. Abbiamo le due stecche in legno che sorreggono il nostro bersaglio, il pezzo V che ruoterà insieme al nostro device e il resto della struttura, che è molto semplice da montare, ora vi mostro. Abbiamo gli incastri conici, qui. Questa è la nostra struttura. Eventualmente è possibile utilizzarlo anche come stand statico in questo modo. Diversamente, se vogliamo renderlo attivo, posizioniamo il nostro device all'interno dell'alloggio e al di sopra il nostro pezzo V. Poi tutto questo è governato dal nostro modulo master, che manderà da 1 a 18 di questi oggetti a una distanza di fino a 150 metri. Matteo, allora abbiamo fatto questi tre allenamenti. In tre allenamenti abbiamo visto tre esercizi di difficoltà crescente. Interessante dal mio punto di vista il primo esercizio che abbiamo fatto, dove praticamente avevamo un bersaglio in profondità, in questo caso uno steel target che ci dà una risposta immediata. Dopodiché avevamo una carta coperta e quindi il bersaglio dell'Underdog Tactical coperto da due barricate. Il lavoro che abbiamo fatto è stato interessante perché abbiamo lavorato contro la visione a tunnel, cioè ovvero durante l'ingaggio all'apertura della finestra c'è stata la presentazione del bersaglio, quindi interessante il fatto di riuscire a mantenere aperto il campo visivo durante l'ingaggio frontale, quindi ottimo. Poi abbiamo fatto il secondo lavoro aumentando leggermente le difficoltà, dove abbiamo inserito appunto l'impulso luminoso, che come dicevamo con i colori, Matteo, esatto. Prego, se vuoi spiegare te. Funziona con un anello LED RGB che, insomma, con combinazioni di colori e volendo anche di suoni, perché è attivabile sul retro, può comunicarci appunto se il bersaglio è ingaggiabile oppure no. E effettivamente la risposta è stata interessante, perché già variando questa, quindi aggiungendo questa difficoltà, avevamo sempre esercizio dove ingaggiavamo uno steel target in profondità. In più abbiamo lavorato nell'apertura del campo visivo, quindi andare a vedere la presentazione del bersaglio improvvisa, ma oltre a questo non c'era l'autorizzazione ad ingaggiare il bersaglio immediatamente alla visuale, se non dopo aver letto il codice colore, che appunto ricordo in questo caso era rosso ingaggio, blu non ingaggio, intermittente, ovvero a luce con illuminazione circolare. Questo mi stava a significare appunto, mi doveva dire ok, aspetta, perché ancora non è dichiarata la possibilità di ingaggio. Quindi dal mio punto di vista è stato molto interessante, perché ripeto, oltre a lavorare sulla riduzione del campo visivo, dal mio punto di vista ho notato appunto che se non ci è utile come ausilio didattico per l'allenamento, appunto nella lettura del bersaglio prima ancora di ingaggiarlo, ma vedere esattamente cosa ho davanti, e poi in un uso professionale ognuno ne trarrà le proprie conclusioni.
quindi anche questo positivo. Nel terzo livello di difficoltà abbiamo aggiunto un tiro ostaggiato, quindi abbiamo messo delle carte no shoot, quindi sostanzialmente dei bersagli che andavano a ostacolare il nostro ingaggio principale, quindi ripetendo sempre lo stesso film, quindi stesso percorso, ma in quel momento avevamo anche tutte le carte a copertura. E devo dire che non è semplice, l'ho trovato molto utile, quindi complimenti, veramente un gran lavoro. Grazie mille. Siamo contenti che questo prodotto sia piaciuto, adesso lavoreremo su tanti altri accessori come Thread Ring per implementare il nostro addestramento. Matteo, okay, allora abbiamo visto un altro esercizio con la macchina molto interessante, soprattutto per uscire un attimino dagli schemi addestrativi, dove si sa dove sono i bersagli e quando ingaggiarli. Ma oltre al fatto di aver visto la macchina, quindi aprire ancora di più lo spettro di impiego di questo tuo bersaglio, ho trovato molto interessante il discorso dell'impulso luminoso che ci dà appunto l'autorizzazione all'ingaggio oppure no. Perché l'ho trovato interessante? Perché sostanzialmente, ecco qui ho fatto una raffigurazione, forse un po' la mia artistica non è proprio, il lato artistico non è proprio il mio forte. Comunque siamo abituati a vedere il bersaglio e puntare le mire su una zona, diciamo una zona centrale di massa. In realtà abbiamo il nostro sensore sotto, quindi rimango solo nell'abitudine di andare a ingaggiare il bersaglio senza osservare, leggere, quindi stare costantemente con gli occhi su congegni di mira, potrei andare ad escludere qualche parte del bersaglio che mi comunica in questo caso se ingaggiare oppure no. Quindi avere l'abitudine, cioè addestrarsi anche, allenarsi anche a far sì che la posizione dell'arma ti permette costantemente di avere un campo visivo aperto il più possibile, l'ho trovato molto interessante, perché altrimenti, ripeto, il congegno luminoso non sarebbe visibile, di conseguenza si infrange così una regola del diciamo di questo circuito. Quindi davvero molto interessante. Inoltre ho visto che hai usato il comando remoto. Esatto. Questo è il modulo master, appunto, e riesce a comandare fino a 18 dispositivi contemporaneamente. 18 dispositivi contemporaneamente. Esatto, okay. Anche in modalità diverse. E anche fino a 150 metri di distanza, quindi anche con arma lunga è possibile creare degli scenari complessi e insomma sbizzarrirsi un po' negli scenari. Interessante, molto molto interessante. Bene ragazzi, quindi grazie sempre a Training Overview e a questa fantastica giornata dove era un tantino caldo. Comunque crediamo che abbiamo dato la possibilità a Matteo della Underdog Tattica di presentare un bersaglio, ma soprattutto qui diciamo a reti unificate ringrazio Underdog Tactical per aver scelto noi 414 insieme a Training Overview per veicolare questo tuo progetto che è veramente molto interessante. Quindi con questo ci tengo a precisare che nei prossimi allenamenti ci sarà la possibilità appunto di usare il bersaglio della Underdog Tactical. Grazie ancora, Matteo, se vuoi dire qualcosa questo è il momento. Niente, ringrazio anche voi di 414 appunto, perché già oggi sono emersi alcuni dettagli da regolare e spero che la collaborazione continui a lungo. E niente, questo bersaglio sarà disponibile più o meno in autunno e comunque vi consiglio di rimanere aggiornati sui nostri canali social, quelli di 414, e vediamoci presto. Va bene, ragazzi, allora alla prossima. Rimanete sempre sintonizzati su Training Overview insieme a 414 Programmi Addestrativi. Alla prossima!